Oggi nel nostro salotto di Volto TV incontriamo un'associazione che si chiama Piccolo Carro. Abbiamo con noi Giovanni Farano, che è il socio fondatore. Giovanni, benvenuto innanzitutto e ti chiedo subito, ma raccontaci un po' di come ti è nata questa idea di costituire questa associazione. Ma dunque l'idea dell'associazione, in realtà l'associazione è nata formalmente nel 2008. Però già nei primi anni, diciamo, del 2000, sia io che mia moglie, che tra l'altro è anche un'altra dei soci, dei fondatori, nonché presidente dell'associazione, esatto, abbiamo fatto, e questa è una piccola storia, abbiamo fatto un viaggio in Scozia, ad Aberdeen, per vedere come funzionano lì, diciamo, i cosiddetti campil, che sono delle comunità che si occupano di persone con disabilità cognitiva e fanno riferimento all'antroposofia di Rudolf Steiner. Quindi già nel 2002 appunto abbiamo avuto questa opportunità e da lì è nata l'idea siccome siamo anche genitori di una ragazza Down, era nata l'idea di poter in qualche modo fare qualcosa per queste persone che sono, diciamo, che hanno questa disabilità, e prepararle a una vita adulta che potesse essere il più possibile dignitosa. Perché abbiamo chiamato Piccolo Carro? Ma Piccolo Carro fa riferimento alla costellazione del Piccolo Carro, no? E oltre alla costellazione, che lì per sé poteva dire nulla, la forma di questa costellazione faceva riferimento a un carro, e il carro significa unirsi e essere in cammino, ed esattamente quello che noi cerchiamo di fare, avendo come riferimento l'antroposofia come principi, diciamo, generali, però l'accoglienza, il percorso individuale, la vita comunitaria e poi tutte le attività che vengono svolte, artistiche e di lavoro, agricolo, taglio della legna, oppure artigianali, attraverso la tessitura, eccetera, creare questa piccola comunità che preparasse questi adulti, perché noi operiamo con la socioterapia, che vuol dire operare con persone adulte, quindi fuori dall'età scolastica, quindi parliamo dai 18 anni in su, e i nostri, diciamo, destinatari sono dell'associazione, sono tutte persone che hanno un'età media che va attorno ai 35-40 anni, quindi abbiamo anche persone di 56 anni. E questo, diciamo, è il nucleo centrale. L'associazione è nata appunto nel 2008 e ha come destinatari queste persone con disabilità adulta, fisica e sensoriale, ma anche psichica. Sono 13 persone. Qual è la struttura? Non so se posso... Sì, certo. La struttura è molto semplice. Abbiamo una sede a Casale Brac 7 a Chiaverano, una porzione di una casa, io possiedo una casa molto grande, è diventata la sede dell'associazione provvisoria, ma è ancora oggi. Poi abbiamo altre due case, una in affitto e una che invece è in comodato d'uso, che ci serviva per cominciare a fare la residenzialità. Essendo adulti, il problema principale, facendo riferimento dopo di noi, che c'è bisogno di preparare queste persone al distacco dalla famiglia, ad avere un'autonomia. Chiaramente per avere un'autonomia, soprattutto che sono persone disabili cognitive che vivono in famiglia fino all'età adulta, normalmente le famiglie che non hanno fatto un percorso formativo di autoformazione o di un certo tipo fanno difficoltà a considerare le persone nel loro insieme, perché in realtà sono persone che hanno un io sano mal incarnato, quindi in un corpo che ha delle difficoltà. Questo fatto fa sì che occorre che qualcuno gli dia una mano a far sì che questa adultità sia fatta anche dall'autonomia nelle piccole cose, che va dall'igiene personale al fatto di saper cucinare e avere, che so io, a fare di conto o farsi la spesa, perché questo vuol dire
questo vuol dire avere una vita adulta che possa essere più possibile autonoma, senza la necessità di avere o il papà, o la mamma, o un operatore che in qualche modo l'assiste. E questa, diciamo, fa parte degli scopi e principi a cui l'associazione. E come facciamo queste cose qui? Parlando del lavoro, abbiamo appunto il lavoro agricolo, la legna, la tessitura, eccetera, però tutte queste attività che costituiscono delle cose pratiche sono in realtà, hanno uno scopo, dal nostro punto di vista, ha uno scopo terapeutico, cioè nel senso fare la tessitura. Fa sì che queste persone, quando sono a un telaio, perché abbiamo anche dei telai meccanici quattro ricci, per cui vuol dire fare matematica, vuol dire avere attenzione, eseguire un compito, quindi il livello di attenzione delle persone deve essere grande, e si tranquillizzano anche le persone che sono iperattive quando sono al telaio, e quasi tutti con competenze diverse, abilità diverse, riescono a fare questa attività. Abbiamo le serre con la floricoltura, anche lì c'è un ciclo completo, progressivo, si parte dal setacciare la terra, a mettere il seme, e a far crescere la talea, e poi la talea viene rinvasata fino ad arrivare alla pianta che poi viene venduta ai mercatini, che è un'altra occasione di socializzazione. Certo. Ecco, la falegnameria piuttosto che il taglio della legna hanno le stesse abilità, quindi però tutto questo viene legato da una concezione, diciamo, della scansione del tempo, perché le persone con disabilità a diverso stadio, evidentemente, non hanno tutti la stessa percezione del tempo. Ci sono delle persone adulte che ancora oggi fanno difficoltà non solo a rispondere a quanti anni hai, ma anche a ridistinguere sabato, voglio dire, la domenica, il giorno festivo, dal giorno diciamo feriale. La scansione del tempo, delle stagioni, ha una sua importanza, perché vuol dire che il certo. ciclo di vita, e quindi questo vuol dire rimanere nel proprio tempo e non pensare soltanto a quello che viene o non avere un'idea. Quindi tutto questo viene. Ma solo chiedere una cosa. Sì. Scelgono loro che tipo di attività che devono fare, o siete voi che li indirizzate in base alle loro, non so, anche competenze? Non so, allora, non posso immaginare che uno. Volevo sciogliere un attimo un dubbio che molte volte si portano dietro le associazioni di cosiddette di volontariato rispetto agli addetti ai lavori dei servizi sociali o le cooperative o altre, che manca la professionalità. Noi ci occupiamo di persone, quindi noi svolgiamo un cosiddetto lavoro di aiuto alle persone. Quando parliamo di professione di aiuto alle persone, parliamo di medici, psicologi, certo. sociologi, infermieri, educatori professionali, eccetera, eccetera. In realtà questa professionalità noi ce la siamo creata. Sia io personalmente che mia moglie abbiamo fatto 4 anni di pedagogia curativa, quindi antroposofica, e la formazione dei volontari, che sono tutti pensionati, come sapete, volontari 25 anni ne troviamo pochi. No? Salvo in sporadiche collaborazioni, io parlo proprio di volontari, ricevono una, tra virgolette, formazione e addestramento per poter operare, certo, sapere con chiaro. Chi si ha a che fare, senza arrivare alla nozione specifica. Quindi questo è un punto importante. La persona, quando viene accolta, in questo caso sono quasi tutte persone che si sono chiamate tra di loro, nel senso che, facendo una piccola regressione storica, mia moglie già nel 2004 aveva chiesto alla scuola Ubertini, una scuola professionale di Caluso, di agraria, avendo uno dei miei figli, ne ho tre, uno dei miei figli che frequentava da Torino, andava tutti i giorni lì a scuola,
aveva chiesto uno spazio per poter accogliere questi ragazzi che erano nelle varie classi superiori, erano fuori dalle aule, e come sappiamo bene, perché l'integrazione scolastica è tutta un'altra cosa, generalmente disturbano le superiori, parliamo, ci sono persone che hanno finito la quinta superiore ma non sanno ancora leggere e scrivere in maniera corretta. E quindi e vanno avanti lo stesso. Lei li raccoglieva una volta alla settimana, aveva chiesto alla presidenza lì della scuola di dargli una sala, e lei portava i piccoli da Torino, arrivava con dei piccoli telai manuali da poter e faceva, e da lì era nata l'idea. Certo. Poi questo l'abbiamo fatto per un po' di tempo, poi siamo andati in comune Chiavarano, ci ha messo a disposizione una giornata, una sala, e così poi siamo arrivati a Chiavarano. Abbiamo comprato una casa, lì è nata l'idea e l'associazione è poi nata. Allora, per rispondere alla domanda, no, le persone quando vengono accolte, e quasi tutte, ripeto, non abbiamo reclutato, sono venute, no, si sono chiamate tra di loro, perché la metà di questi ragazzi erano lì nella scuola Ubertini, quindi finita la scuola poi non sapevano cosa fare, sono venuti da noi. Si capisce nell'accoglienza quali possono essere diciamo le difficoltà, o si fa una specie di screening attraverso le famiglie, cerchiamo di capire qual è la, perché noi abbiamo sia Down che X fragile che altre patologie, chiamiamole così, di carattere diverso, e esiste in realtà una rotazione. Non tutti acquisiscono delle abilità, per esempio dalla tessitura piuttosto che la falegnameria, quindi va in base alla personalità e le capacità della persona, ma normalmente esiste una rotazione, ogni settimana si definiscono le attività e chi fa e che cosa e con chi. Questo vale anche per ovviamente i volontari, che devono in qualche modo accompagnare queste persone. Ragazzi, certo. Sì. Poi chiaramente ci sono ci sono alcuni che hanno più capacità, per esempio riescono a acquisire abilità nella tessitura e magari vanno più sovente rispetto ad altri che sono, magari sono più campagna, magari, diciamo, stare che fuori all'aperto. Le attività in serra è praticamente generalizzata, perché sempre la rotazione a livello settimanale, perché è quella più facilmente fruibile. Poi piace manovrare la terra, avere cura delle piante, avere tutto cura, perché avere cura delle piante vuol dire avere. Nelle attività che facciamo non c'è solo un aspetto pratico, ma c'è anche un aspetto, tra virgolette, spirituale, cioè che ha il suo senso. Quindi, e anche le attività che vengono fatte tipo in cucina, a rotazione vanno, poi c'è qualcuno che va quasi sempre in cucina perché gli piace al mattino, soprattutto per preparare i pasti, ma queste attività, e soprattutto un'attività principe che noi definiamo importantissimo, che è il cosiddetto riordino. Cioè avere cura dell'ambiente in cui si vive, quindi ecco il concetto nel concetto di comunità. Quindi a rotazione c'è chi mette riordino in cucina, una volta alla settimana si fa riordino delle sedi con le pulizie, eccetera, ma riordino anche del laboratorio di tessitura, mettere a posto una cosa per ogni cosa, al suo posto e un posto per ogni cosa, cioè è una filosofia quasi, certo, zen, certo, finiamola così, ed è un punto fermo molto importante, perché il riordino è quello che poi aiuta anche la persona a rimanere nel proprio io, e ad avere quella forza di altrimenti nell'ordine delle cose diventa difficile, avendo anche delle difficoltà di fare le cose con. Quindi la frequenza dei laboratori è una frequenza che viene stabilita almeno a livello settimanale, eccetera. Poi facciamo anche una volta al mese una cosiddetta riunione di organizzazione con i nostri ospiti, insieme ai volontari, per capire quali sono le problematiche. Però l'attività giornaliera viene scandita da due momenti importanti: il cerchio che si fa prima di iniziare le attività, in cui le persone sanno con chi lavorano, con quale,
e che sono destinati alla falegnameria piuttosto che, e la chiusura sempre del cerchio che si fa la sera, in cui le persone fanno della retrospettiva sulle cose, con chi hanno lavorato e con cosa hanno fatto. Questo aiuta anche la persona, sempre a vedere il discorso della scansione, certo, del tempo, certo. Aiuta e facilita anche la conversazione, facilita la relazione, eccetera, eccetera. Quindi questo in grandi... Senti, io per chiudere ti vorrei fare una... Sì. Mi farebbe piacere che tu facessi un appello ai volontari. No, perché so che tutte le associazioni hanno delle difficoltà. È un problema, assolutamente, un problema universale quello dei volontari. Soprattutto allora, giovani, come dicevi tu. Esatto. Allora, dall'esperienza... dunque, i volontari chiaramente sono... Come definizione, sono una mettere a disposizione il proprio tempo in maniera gratuita per fare delle cose in base dei principi. I volontari sono quasi tutti, anzi direi che sono tutti persone che, quelli che, siccome, che hanno terminato il loro ciclo di vita del lavoro, quindi hanno tutti una certa età, e di conseguenza, parlando di una prospettiva temporale più ampia, e l'angoscia di tutte le associazioni, che una volta che, voglio dire, il volontario, certo, 70 anni, io stesso sono alla soglia dei 70 anni, voglio dire, quanti anni posso ancora, tra virgolette, chiaro, dedicarmi in maniera efficace e soprattutto senza fatica, eccetera. Allora, quali sono ma dall'esperienza che noi abbiamo fatto all'estero, nei campi sia in Germania che in Austria, in Scozia, queste strutture che sono nate come delle comunità hanno delle famiglie che si occupano, diciamo, dell'organizzazione stabile, e poi hanno dei volontari che sono anche degli studenti, li chiamano co-work, i quali si fermano 2 anni in formazione e lavorano, fanno formazione, quindi perché questi sono anche lì adulti o bambini se vanno a scuola, oppure sono adulti disabili che escono dal camping e vanno a lavorare in città, per esempio, e quando loro non sono disponibili il co-work fa formazione e poi vive con loro e prendono una piccola poker money, come lo chiamano, in modo tale da per le esigenze personali. Da noi abbiamo un servizio, tra virgolette, servizio civile. Certo. Noi abbiamo una persona a servizio civile. Ho fatto fatica a selezionarne tanti, perché da noi c'è da lavorare. Quasi tutti gli intervistati, i ragazzi del servizio, che vogliono fare il servizio civile, preferiscono andare nelle biblioteche o nei infopoint o cose di questo genere. Al caldo, seduti. Cioè, voglio dire, lo capisco, certo, anche. Però sono molto interessanti, ovviamente, però hanno dei limiti d'orario, che sono 25 ore, sì, settimanali, hanno un rigido protocollo per quanto riguarda le ore di formazione, esatto, per, certo, quanto riguarda le ferie. Per carità, il nostro volontario, no, al di là che facciamo dal martedì al venerdì l'orario dalle 9 alle 17, però il nostro volontario è un volontario che presta la sua opera con una scansione del tempo che non è sempre soltanto quello in cui ci sono le persone. Diciamo che deve essere flessibile. Ha una flessibilità, certo. Molte volte questo. Allora, qual è la proposta che volevo fare, che sto cercando di portare avanti? Abbiamo provato con l'università. Con l'università io ho selezionato personalmente, io ho anche una laurea in servizio sociale presa nel 2019, tra l'altro. E questo mi è servito a entrare nell'ambiente universitario e ho reclutato delle ragazze, dei giovani studenti, i quali sono rimasti, venivano a fare i volontari da noi, perché avevano, certo, l'università consentiva di... c'è chi veniva un giorno intero, c'è chi veniva mezza giornata, chi veniva 2 giorni, a seconda poi del ciclo, diciamo, degli esami, eccetera. Però una volta laureati, giustamente una 24enne ha bisogno di lavorare, lavoro, quindi, certo, diventa veramente difficile poi. E quindi man mano che si laureavano avevano questo tipo. Allora bisognerà trovare un sistema per cui anche il volontario, come nel servizio civile, in qualche modo, soprattutto reclutando i giovani, perché
Quello che è interessante non è il settantenne che dedica il suo lavoro quando può e quando poi c'è problemi di prostata, la moglie deve fare una visita medica, eccetera. Noi abbiamo sempre questo problema. Certo. Tant'è vero che noi abbiamo almeno 4 collaboratori esterni, occasionali, che stipendiamo per poter sopperire anche a queste alle mancanze del volontario. Lì. Oltre ad avere dei professionisti, perché per io non sono un tessitore, allora per formare Chiaro. I volontari, usiamo dei professionisti. Non ho parlato del laboratorio di ceramica, la ceramica è anche una cosa molto importante, ma abbiamo una ceramista, una che lo fa di mestiere, che la paghiamo sulla base dei progetti che facciamo e quindi anche la ceramica rientra, però abbiamo la necessità di questo perché non può essere un tuttologo il volontario, magari un impiegato INPS che non ha fatto prima, si trova a dover trattare in serra con un disabile, hai capito? Quindi ci sono... diciamo che se si vuole avere un futuro, perché le associazioni, anche quelle che sono ben strutturate, che sono grandi, eccetera, alla fine hanno un problema di struttura, hanno un problema di visione a più ampio respiro nel tempo, perché una volta che i volontari vengono a mancare o vanno via, è difficile. Invece qui bisogna dare una prospettiva di volontariato delle persone che possono fare sì il volontario, ma che in qualche modo possono anche avere l'opportunità di vivere. Tant'è vero che viene riconosciuto al servizio civile quasi 500 euro mensili, dire che non è, una cifra modesta, ma che per una persona 400, quanti sono? 485 più o meno, 500, quindi... Ho detto 500 per fare in fretta, però voglio dire, è ovvio che un ragazzo che perde il suo tempo, soprattutto a quell'età lì, è giusto che abbia, perché l'idea, e nei campi in Nord Europa e soprattutto anche in Centro Europa, che sono ispirati appunto all'antroposofia steineriana, funzionano così, hanno queste persone che si formano, ma che magari formandole anche uno può pensare poi di fare un lavoro di aiuto e quindi fare l'educatore, ecco, non basta soltanto l'educatore professionale. Potrebbe essere che anche un propedeutico alla sua professione futura. Ma difatti, quindi voglio dire, ma so che in Francia recentemente hanno approvato una legge per aiutare le persone che abbandonano la scuola e che non lavorano, dandogli una specie di prestito d'onore a patto che loro facciano un programma di formazione e di scolastico e di impegno. Quindi voglio dire, ci sono delle possibilità, però bisogna calcare questa, altrimenti si muore poi per mancanza di questo è ok, io ti ringrazio molto per quello che ci hai raccontato e alla fine di questa intervista metteremo tutti i riferimenti vostri, così se qualcuno vuol venire anche a incontrarvi per conoscervi meglio, e sia ovviamente il 5 per 1000 che voi avete fatto, che le varie donazioni, perché il volontariato purtroppo non si fa gratis, ma ha bisogno di sovvenzioni. Assolutamente. Quindi niente, io invito anche i giovani ad andare a vedere questo posto, perché secondo me è una delle poche realtà innovative e belle, dove secondo me uno quando arriva si appassiona. Quindi io direi che se posso aggiungere questo, il nostro obiettivo, l'obiettivo dell'associazione romana non è quello di dar sollievo alle famiglie, che è un tema che è ricorrente anche nelle carte ufficiali dei servizi sociali. Quindi sollievo alle famiglie, li fai fare qualcosa, li tieni occupati, ecco i centri diurni. Il nostro non è un centro diurno, il nostro ha la pretesa di essere una piccola comunità in cui attraverso attività artigianali e culturali, non ho parlato che abbiamo messo su un uliveto, che abbiamo un mirtilletto e quindi sono cose che sono avvenute man mano che un terreno ce l'avevano donato. Comunque sul vostro sito c'è tutto, posso andare sul vostro sito a curiosare. Non sarà aggiornatissimo perché è una delle pecche che abbiamo nel... Però invito poi la gente ad andare di persona a incontrarli perché è una bella realtà. Io ti saluto, ti ringrazio, salutaci la Presidente, grazie anche che a voi di questo... so che sta lavorando. Sì, lei lavora. Lavora tanto. buona giornata e grazie di quello che fate. Grazie anche a voi, grazie mille. Buona giornata.